Ieri pomeriggio nella chiesa di Santa Maria dell'Idria a Biancavilla presentata la statua del crocifisso restaurata in seguito alle lesioni provocate dal terremoto del 2018. Alla conferenza di presentazione del crocifisso erano presenti il parroco Don Giambattista Zappalà, Giovanni Dagati, governatore della confraternita Santa Maria dell'Idria, l'artista Adranita Vincenzo Valastro, realizzatore della statua, il docente di storia dell'arte, professor Salvatore Papotto. A moderare la conferenza è stato Don Alessandro Rapisarda, diacono permanente. Durante l'incontro si è tenuto anche un intermezzo musicale a cura del maestro Filadelfio Grasso. La comunità parrocchiale dell'Idria di Biancavilla in questi ultimi anni ha vissuto particolari disagi, dando la chiusura per diversi anni della chiesa a causa del terremoto del 2018, quindi la dispersione dei fedeli, la non presenza dei bambini, del catechismo. Poi, problema comune, abbiamo avuto anche il disagio, se non la tragedia, del Covid. E tra questi disagi abbiamo avuto anche momenti di gioia, innanzitutto la riapertura della chiesa l'anno scorso e quindi il ritorno di tanti fedeli, tante parrocchiane alla vita parrocchiale. E anche tra questi momenti di gioia abbiamo avuto anche questo restauro del crocifisso che viene portato in processione il Venerdì Santo. È una statua realizzata pochi anni fa, quindi è una statua recente, però aveva bisogno di qualche ritocco. C'era bisogno anche di un restauro vero e proprio perché quando ci fu il terremoto ha avuto una frattura nella schiena. E quindi per noi è un momento di occasione per rivedere un po' anche il rinnovo anche della comunità parrocchiale a partire da questi restauri della chiesa e della statua. Allora, il restauro praticamente consiste nel. Abbiamo trovato qualche crepa intorno, vicino alle gambe, che è una scultura in vetroresina, per cui un minimo urto cerca di rompersi come il vetro, appunto. Quindi non, tramite questo, diciamo, intervento abbiamo, non tanto deciso, perché era un desiderio vecchio, quello di proporre il crocifisso nella sofferenza, perché il Cristo in croce è quello. E mentre in origine, quando fu realizzato, padre Nicoletti decise di fare questo crocifisso risorto. Invece, con questa scusa, abbiamo ripreso il vecchio proposito e di inserirlo ora in maniera, insieme agli altri misteri della passione, in modo più logico, più realistico, più concreto, diciamo. È stato fatto questo restauro dopo 12 anni, soprattutto dopo il terremoto del 2018 che ha lesionato nella parte della schiena e sulle gambe, quindi sono state delle lesioni e nel frattempo è stato, diciamo, cambiato leggermente l'aspetto per uniformarlo alle altre statue che portiamo in processione Venerdì Santo. Il restauro ha messo in evidenza sostanzialmente la passione, perché questo è una sorta di Cristo a metà tra patiens e triumphans, perché se vedete c'ha gli occhi aperti. Però teoricamente la ferita del costato è il chiaro simbolo della morte, perché il costato, la lancia longino, ecco, si ferisce mortalmente per accorgersi se era già morto, quindi è post. È una sorta di miscuglio, no? Visto che viene portato in processione, il Cristo è come se fosse morto, ma già anche risorto. E il mio intervento invece riguarda l'iconografia del crocifisso, ed è una sorta di excursus storico, storico dell'arte, questo è il mio mestiere. E quindi parlerò proprio del simbolo della croce che forse non molti conoscono, soprattutto la Genesi.